Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo video del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Prima di iniziare, mi raccomando, iscriviti al canale e metti un like a questo video. Per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizioni di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che cercano informazioni fiscali per la propria SRL. Detto questo, bando alle ciance e andiamo subito avanti con la sigla. Ok, rieccoci qua di nuovo insieme e andiamo subito dritti al tema di oggi. Oggi andiamo a vedere quali sono i vantaggi fiscali che si ha nell'attribuire una busta paga all'amministratore dell'SRL invece che il compenso da amministratore oppure farlo lavorare come socio lavoratore. Perché questo? In un precedente video ho già delineato quali elementi bisogna rispettare per essere sicuri di poter assumere un amministratore con busta paga perché appunto fa cose da dipendente in un certo senso, ok? Però oltre ad avere l'autorizzazione a livello di norma, bisogna anche capire quali sono i vantaggi rispetto al fatto di poter pagare l'amministratore con un compenso da amministratore oppure di farlo lavorare come un socio lavoratore, quindi fargli pagare i contributi INPS commercianti in sostanza. Questo perché? Perché nella busta paga da dipendente, ovviamente, ci sono, in maniera prevista dalla legge, ci sono delle opportunità che le altre due figure non hanno, ok? È quindi importante per te avere una semplice checklist che vedrai qui di seguito per comprendere quali cose, quali opportunità hai in più rispetto al semplice fatto di pagare l'amministratore con un compenso da amministratore o farlo lavorare come socio lavoratore. Ok? Quindi incominciamo subito. Ovviamente sono molteplici i vantaggi di assumere l'amministratore come dipendente. Ad esempio, gli assegni di famiglia. L'assegno di famiglia è quell'importo che viene dato al dipendente, no? Se hai il coniuge a carico, se hai figli a carico. Ecco, questo assegno di famiglia può essere dato solo ai dipendenti. Non può essere dato al compenso dell'amministratore e all'amministratore stesso e non può neanche essere erogato al socio lavoratore. Ok? Quindi questa è una cosa importante. In più, a sto punto, il secondo punto, vai a regolarizzare il lavoro operativo dell'amministratore. Questo perché effettivamente capitano molte volte, soprattutto nella fase di startup di un SRL, in cui l'amministratore di fatto fa un lavoro operativo, perché magari non hai collaboratori, ok? E dunque questa cosa, il fatto di potergli attribuire una busta paga, gli permette di regolarizzare il lavoro operativo, e quindi tipo la persona che lavora all'interno, e quindi in qualche modo liberando gli altri soci di potersi in qualche modo cancellare dall'INPS commercianti. Ok? Terzo punto, evita di pagare i contributi fissi INPS nel caso di socio d'azienda. Quindi questa cosa è collegata. Il fatto di regolarizzare l'attività operativa della tua SRL, perché ripeto, l'INPS vuole almeno avere una persona che lavora all'interno dell'SRL per evitare di fare in qualche modo accertamenti d'ufficio sui soci della società. Ecco che se tu riesci ad avere in qualche modo un amministratore che fa il dipendente, ecco che liberi gli altri soci, no? Dall'obbligo di iscrizione all'INPS commercianti. Ecco, nello stesso modo, se questo amministratore barra socio comunque ha una busta paga a tempo pieno, evita di pagare i contributi fissi INPS, ok? Perché appunto anche lui ha una busta paga a tempo pieno e tutte le persone che hanno una busta paga a tempo pieno evitano di pagare i contributi fissi INPS. Contributi fissi, ma anche quelli eccedenti l'importo minimale INPS, e quindi proprio evita di pagare una tonnellata di carico tributario in più, in sostanza. Ricordati anche che i contributi nella gestione dei dipendenti è migliore sia di quella del socio lavoratore nell'INPS commercianti, ma anche quella dell'amministratore che in qualche modo sulla sua busta paga versa i contributi nella gestione separata. Quinto punto, i contributi sono pagati dalla società. Perché? Qual è lo svantaggio che ha un socio lavoratore? Un socio lavoratore paga i contributi INPS nella gestione commercianti e di fatto li paga lui, ok? Ecco, invece inserire i contributi sulla busta paga da dipendente permette alla società di pagare di tasca sua i contributi e non li paghi tu, ok? Questa cosa è un vantaggio. Ovviamente l'altro vantaggio è che
I contributi pagati all'INPS sono subito deducibili dal fatturato. Perché questo? Perché i contributi INPS del socio lavoratore li può scaricare solo il socio lavoratore nella propria dichiarazione dei redditi. Ecco che invece i contributi INPS pagati sulla busta paga, la SRL, oltre a pagarla direttamente lei questa cosa, questi contributi li paga appunto la SRL, ecco che li può subito dedurre dal reddito, cosa che invece in qualche modo non può fare il socio lavoratore. Come abbiamo un po' accennato prima, l'amministratore può essere assunto come dipendente e questa cosa in qualche modo garantisce una maggiore tutela nel far riconoscere all'INPS la posizione di socio e dipendente, evitando il ricalcolo dei contributi come gestione commercianti. Anche qua, nei punti che abbiamo visto prima, no? Ti ho elencato essenzialmente le tre disposizioni che vuole l'INPS e che ha emanato in una sua comunicazione per fare in modo di riconoscere quando l'amministratore può essere dipendente. Ecco che qui infatti, grazie a questa cosa, il fatto di poter attribuire una busta paga da dipendente all'amministratore dà in qualche modo maggior sicurezza all'amministratore stesso di essere poi riconosciuto anche come socio lavoratore e dipendente. Perché in qualche modo già l'amministratore, rispettando dei requisiti di subordinazione, ecco che anche il socio, di fatto, se rispetta quei requisiti, è un dipendente che in qualche modo si può proteggere nei confronti dell'INPS. Quindi in sostanza, grazie a questa cosa, vai proprio a regolarizzare di più il lavoro da dipendente del socio lavoratore, non solo quello dell'amministratore ma anche del socio, cosa che permette poi al socio di evitare appunto i maggiori contributi INPS, ok? Compenso come amministratore pagando un'aliquota ridotta, perché l'aliquota in qualche modo che è soggetto ai contributi INPS sul compenso che viene regato all'amministratore va da un 24% o un 34,23%. Ecco che in qualche modo di fatto se tu prendi soldi solo come amministratore è solo quello, devi pagare il 34,23%. Però se tu in qualche modo prendi un compenso da amministratore, ma sei anche dipendente, quindi hai un'altra tipologia di busta paga, ecco che i tuoi contributi non sono più 34,23% sul compenso da amministratore, ma sono solo il 24%. Dunque, ovviamente qua devi metterti giù a fare i calcoli e tutto deve essere nel rispetto della legge, ok? Però hai il vantaggio fiscale che se tu sei già amministratore, ok, e stai pagando l'aliquota più alta, 34,23% di contributi INPS della gestione separata, nel momento in cui te sei dipendente, ecco che i tuoi contributi passano da 34,23% a 24% sulla busta paga dell'amministratore, ok? Perché l'INPS afferma che tutte le volte in cui noi abbiamo una doppia posizione contributiva, che può essere anche quella delle casse dei professionisti o anche un'altra cassa INPS, ecco che sull'amministratore i contributi sono un po' più bassi, appunto vanno al 24% invece che al 34,23%. Queste sono piccole accortezze che in qualche modo devi assolutamente incastrare insieme al tuo commercialista, perché 10 punti percentuali di contributi non sono male, ok? Non è una brutta idea. Ricordati che quando tu puoi assumere l'amministratore o il socio come dipendente, oltre al TFM, al trattamento di fine mandato, hai il classico trattamento di fine rapporto che ha il dipendente, e sul trattamento di fine rapporto è in qualche modo c'è un minor carico contributivo. Sul trattamento di fine mandato si pagano le imposte ridotte e contributi INPS. Sul trattamento di fine rapporto invece di fatto le imposte sono basse, tanto quanto il TFM, perfetto, però di fatto si paga quasi nulla ai fini contributivi, probabilmente si paga proprio una piccolissima aliquota, però di fatto sul TFR non si pagano i contributi INPS, cosa che invece si pagano sul trattamento di fine mandato. Decimo punto, questa persona può aprire una partita IVA senza pagare i contributi INPS commercianti. Perché questo? Perché se tu hai un comunque amministratore che è dipendente a tempo pieno, ecco che questo amministratore si potrebbe aprire una partita IVA senza pagare i contributi fissi INPS perché ha già una busta paga a tempo pieno. All'undicesimo punto, ricordati la malattia. Se tu sei assunto come dipendente, hai volendo la malattia, che in parte magari è pagata dall'INPS, cosa che non ha l'amministratore, cosa che non ha il socio lavoratore.
Sempre sulla busta paga da dipendente, ricordati che avrai sempre tutti i benefici fiscali del rimborso forfettario e delle trasferte oppure del rimborso chilometrico, al pari del socio lavoratori e anche al pari dell'amministratore con busta paga che riceve un rimborso forfettario. Quindi tu devi sapere che anche nella busta paga ci sono praticamente tutti e più vantaggi che ha comunque l'amministratore con la sua busta paga. Ricordati sempre anche i buoni pasto, che hanno un valore in qualche modo da un 4% all'8% se sono telematici o meno, ok? Di esenzione di imposte e contributi, ossia per ogni giorno di lavoro il dipendente riceve questi buoni pasto e per lui in qualche modo non sono tassati in sostanza. Questa cosa non fa altro che aumentare l'efficacia fiscale. Al 14° punto, sempre sulla busta paga da dipendente, ricordati che anche lui gli puoi erogare la famosa liberalità di 258,53 euro all'anno, ossia gli puoi dare un tot di beni fino al massimo questo valore di 258,53 euro, che per te SRL è un costo deducibile e per il dipendente in questo caso non è un qualcosa su cui non ci paga le imposte, insomma riceve un bene senza pagarci le imposte e infatti c'è un limite quantitativo. Questa cosa ovviamente la può avere anche il dipendente, ma non può averla il socio iscritto all'INPS commercianti, quindi la busta paga da dipendente in questo caso ovviamente migliora la situazione del socio lavoratore, perché adesso probabilmente l'ho anche detto prima, però lo voglio ripetere perché è importante. Il fatto che l'INPS ha delineato in qualche modo dei punti per comprendere quando l'amministratore è comunque un dipendente, ok? Questa cosa è buona anche per il socio lavoratore. Perché? Perché in questo modo, siccome l'INPS ha già dato dei punti per l'amministratore, di fatto, quindi anche il socio lavoratore, se rispetta gli stessi punti, ha maggior ragione, è considerato dalla legge legalmente un lavoratore dipendente, perché regolarizzando l'attività da amministratore ancora di più dai possibilità al socio di poter lavorare come un vero dipendente, perché appunto lui è soggetto all'amministrazione e alla coordinazione di un organo amministrativo, ok? Poi sulla busta paga ricordati che hai sempre ferie permessi che il socio e l'amministratore non hanno di fatto, e nel caso appunto anche pagati. Il 16° punto che è importante, ricordati che il dipendente può utilizzare il modello 730 e quindi ricevere gli accrediti subito sulla busta paga e non aspettare magari un anno e mezzo come il socio lavoratore. Poi ovviamente ci possono essere vari bonus IRPEF sulla busta paga da dipendente, che possono essere ad esempio la detrazione d'imposta, quella tipo che fino a 8.000 euro di fatto non paghi imposte. Qua l'unica cosa che voglio dirti è che di fatto il socio lavoratore non ce l'ha questa roba, perfetto, ma ce l'ha l'amministratore. Però l'amministratore questa detrazione d'imposta è un po' più bassa, cioè, ossia mi sembra che l'amministratore fino a 4.800 euro all'anno non paghi imposte. Ecco, questa cosa per il dipendente buona fortuna è un po' più alta, fino a 8.000 euro non paghi imposte, quindi il bonus è più forte sull'amministratore, ok? Un'altra cosa interessante, ricordati che il dipendente può chiedere la disoccupazione, quindi se in qualche modo il socio lavoratore comunque interrompe il rapporto di tutto e ha diritto a richiedere la disoccupazione, ovviamente la può chiedere. Poi qua aggiungerei anche la cassa integrazione, visto che abbiamo superato il periodo del coronavirus, ok? Poi ovviamente ci possono essere dei bonus fiscali, che possono ad esempio essere i contributi INPS che paga in qualche modo in più il socio barra dipendente, cioè se il dipendente è amministratore e magari paghi i contributi in un'altra cassa professionale o altro, ecco che lì può in qualche modo scaricare dal proprio CUD della dichiarazione dei redditi come dipendente, ok? Oltre a questi bonus ci possono essere altri bonus tipo l'ex bonus Renzi in qualche modo, che sono proprio dei bonus fiscali in più che comunque riceve anche l'amministratore dell'SRL, però non riceve il socio lavoratore senza busta paga in sostanza. Ricordati che come dipendente hai un CUD, che è l'acronimo di certificazione unica del dipendente, utile per chiedere finanziamenti alla banca. Ecco, questa cosa per quanto è stupida alcune volte è fondamentale per gli imprenditori, o almeno ovviamente c'è sempre la busta paga da amministratore che ti dà il CUD, però in genere la banca il fatto di avere una busta paga fissa e avere un CUD la vede come un grado di solidità un po' più maggiore, ok, in generale. Quindi ricordati che anche come dipendente tu hai un CUD ed è poi più facile dimostrare un reddito alla banca per
chiedere in sostanza dei fidi o dei finanziamenti, anche e soprattutto a livello personale, sottolineo soprattutto a livello personale, magari quando devi ristrutturare casa. Ecco che lì in quel caso ti è più facile avere il CUD, insomma, se è il CUD da dipendente, magari la banca, se è una banca che ha un po' delle procedure, in qualche modo ti vede un po' meglio se è un CUD da dipendente invece che da amministratore, insomma. Sempre con la busta paga dipendente a tempo pieno, puoi dimostrare di non lavorare nella società come socio lavoratore. Anche qui, come ho già stato accennato prima, proprio il fatto di avere una busta paga a tempo pieno ti permette di evitare l'iscrizione dell'INPS commercianti, sia che tu sei una partita IVA normale, ok? Sia anche che tu sei un socio lavoratore, ok? Ovviamente c'è anche da premettere qui se tu hai, insomma, una busta paga che è meno rispetto al tempo pieno, cioè da 39 ore a settimana in giù, ecco che tu comunque dall'INPS potresti essere iscritto. Anzi, in teoria l'INPS, perché l'INPS vuole, per poter evitare di pagare i contributi INPS nella gestione commercianti, tu comunque devi avere già una busta paga a tempo pieno. Quindi, in sostanza, se hai una busta paga a tempo pieno, dimostri di non dover pagare i contributi del socio lavoratore alla gestione commercianti, cosa che effettivamente ti fa risparmiare un carico tributario molto, 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 molto forte. Ok? Non smetterò mai di ripeterlo. Ora siamo arrivati alle conclusioni. Ecco che qui comunque noi prima di tutto dobbiamo applicare questa cosa al meglio, ok? Ricordati che in generale nella realtà nostra, no? Di micro o piccole dimensioni, magari è più difficile in qualche modo avere la subordinazione dell'amministratore a un organo amministrativo e quindi beneficiare della busta paga. Questa cosa soprattutto se siamo veramente piccoli, siamo noi soci unici e amministratori unici, ok? Quindi contestualizziamolo al meglio. Questi bonus che hai visto prima sono tutte quelle situazioni in cui l'amministratore può essere assunto magari come un dipendente, magari perché in un'azienda con 3-4 fratelli in sostanza. Ecco, finché sei all'inizio e magari sei amministratore unico, socio unico, non è credibile la subordinazione e non puoi avere questi benefici. Però nel momento in cui la tua SRL cresce, ok, diventa a maggior ragione sempre più grande, con sempre più dipendenti e così via, ecco che effettivamente tu puoi essere ancora di più riconosciuto come socio lavoratore, che socio, direi amministratore o anche lavoratore, insomma, che lavora nell'SRL tramite una busta paga da dipendente, perché lavora tanto quanto come un dipendente sotto la vigilanza e la subordinazione di un organo amministrativo, ok? Grazie al contenuto di questo video, ora sai quali sono i vantaggi fiscali nell'attribuire una busta paga da dipendente all'amministratore rispetto che alla possibilità di erogargli un semplice compenso da amministratore oppure di farlo lavorare come socio lavoratore dell'SRL che prende gli utili. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione. Mi raccomando, iscriviti al canale, metti un mi piace e lascia un commento. Per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizioni di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che hanno un SRL e che ne vogliono aprire una nuova. Ciao, a presto! Ehi, cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com, dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!